E mentre il Milan Primavera vince 3-1 il derby contro l'Inter Primavera, mentre Çalhanoğlu infiamma il derby di stasera con un video social provocatorio che fa discutere mettendo le due stelle contro uno. Mancano 6 ore all'inizio di quest'altro derby. Il Milan spaesato, in completa confusione, dalla testa ai piedi, dalla società all'allenatore, ai giocatori, ai tifosi spaesati. In tutto questo caos potrebbe arrivare la sorpresa? Metti subito un like se credi anche te ai miracoli. Se non ci credi, non ti fare neanche il Milan. Tribù rossonera, tribù di gente vera, buona domenica 22 di settembre 2024 a tutti e a tutti, e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. E derby. Il derby, io di derby ne ho visti tanti. Ho visto il mio primo derby in un mundialito dove il Milan ritornava dalla seconda Serie B, l'Inter aveva appena finito il campionato, se non sbaglio al terzo posto, e il Milan vinse 2-1. Ho visto il derby dove Atley saltò su Collovati, e anche quel derby il Milan lo vinse 2-1. Ho visto il 6-0 direttamente a San Siro, con Cesarone Maldini in panchina dalla nostra parte, Marco Tardelli dall'altra. Ho visto il 5-0 in Coppa Italia, con l'arrivo di Maurizio Ganz e il segna Semperlu da pochi giorni, e fece subito doppietta per il Milan con le mani sulle orecchie, così. Ho visto subito dopo il derby vinto 4-2, con un Milan nella situazione molto simile a quella di adesso, con Terim in panchina. Ho visto anche un gol di Ronaldo Nazario sotto la curva nord per lo 0-1 del Milan, e poi perdemmo 2-1. E ho visto questi ultimi 6 derby persi uno dietro l'altro. Ma la storia, sappiamo che a Milano dei derby ha un sali e scendi stile Luna Park, e quindi non c'è mai un risultato certo al 100%. Sulla carta l'Inter stasera ci dovrebbe prendere a pallonate e noi preparare il pallottoliere. Il Milan che è croce e delizia per tutti noi, questo insegna la storia. E un Inter che stasera cosa potrebbe fare? Stile Halloween, dolcetto o scherzetto, che potremmo fargli anche noi. Ci sono tutti gli ingredienti questa sera per vedere un derby anomalo, strano, dove tutto davvero può succedere. Intanto mi giungono voci che Paolo Fonseca ascolta i video della Tribù Rossonera. Da qualche settimana il Marietto sta auspicando a un 4-4-2, perché il grande Milan di Sacchi giocava con questo schema, avevamo altri giocatori, ovvio.
Ma due punte, per una squadra che vuole vincere, ci devono essere sempre. Una squadra sicuramente sbilanciata, con Leao e Pulisic sulle fasce, può diventare un 4-2-4 con Reinders e Fofana davanti a una difesa inedita con Maignan, Theo Hernandez a sinistra, Emerson Royal a destra, visto che non c'è Calabria, anche se io avrei rischiato tutto su il guerriero Jimenez. E in mezzo a sorpresa, a fianco a Tomori, Matteo Gabbia invece di Pavlovic. Ci sono tutti i presupposti e gli ingredienti per vedere un derby spettacolare, dove anche l'Inter dalla sua parte potrebbe avere una contromossa, dove addirittura si potrebbe vedere un Di Marco in posizione avanzata come centravanti. Può succedere davvero di tutto. Intanto spero, mi immagino che già, tanto se sei milanista e interista e vivi questa partita in maniera forte come la vivo io già da qualche giorno, avrei già messo un like. E ringrazio tutti gli iscritti al canale, nuovi, vecchi, coloro che supportano il canale, gli abbonati, ma anche chi semplicemente passa di qua solo per guardare, osservare, vedere se è il caso di iscriversi o meno, allontanarsi. Grazie anche agli haters, ai trolls, perché anche la vostra negatività, so già che un giorno diventerà positività. La luce vince sempre sull'ombra. E dunque, se entriamo un po' più nei dettagli di questa partita, dove già avviso che gli abbonati del canale più tardi potranno avere un piccolo show con alcuni dei miei personaggi che già conoscete, il Buzzurro Nerazzurro, il Milanista Classista, il Fanta Milanista e chissà, Maestro Zan. San Siro questa sera avrà un incasso record a 7 milioni di euro. Il primo derby di questa stagione, dopo gli ultimi 6 persi malamente. Per i due allenatori Fonseca e Inzaghi è la quinta volta in carriera. Il bilancio è pressoché equilibrato, una vittoria a testa e due pareggi, soprattutto ai tempi di quando allenava la Roma uno e la Lazio l'altro. Come arriviamo a questa partita? Vediamo un po' lo stato di forma. L'Inter due vittorie e tre pareggi e soprattutto reduci da un ottimo pareggio in casa del Manchester City, facendo una gran bella partita. Arrivano con lo spirito alto, dopo un 1-1 con polemiche in casa del Monza la scorsa settimana. La classifica dice che al momento sono al sesto posto con 8 punti, ma con la possibilità di agganciare il Torino, che in questo momento è al primo posto con 11, nell'attesa anche nel pomeriggio di Roma-Udinese, che se l'Udinese fa il colpaccio rimane in testa da sola e andrebbe addirittura a 13. In questo momento l'unico indisponibile è Buchanan, che non cambia sicuramente le sorti o meno di questa partita, che ne avrà ancora per 2 mesi, e giocherebbe dall'inizio recuperato appunto Di Marco. E rispetto alla formazione che si è vista all'inizio contro il City, ci dovrebbero essere ben 5 cambi: Pavard per Bissek, Dumfries, Mkhitaryan e Di Marco sostituirebbero Darmian, Zielinski e Carlos Augusto, e in attacco Taremi farà spazio al capitano Lautaro Martinez. Il Milan, una vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte. Questi sono i risultati di quest'annata del Milan. Reduci da una bruttissima sconfitta in casa contro il Liverpool, dopo che ci siamo illusi del 4-0 contro il Venezia. Un Fonseca che già con le spalle alla parete, con altri 4.000 nomi come quest'estate, pronti a sostituirlo con in Paul, sembra Maurizio Sarri. 4 sono gli indisponibili,
i lungodegenti Benasser, Florenzi, Sportiello, a cui si è aggiunto anche Davidino Calabria, alle prese con un affaticamento all'adduttore. Perlomeno per la panchina ce la potrebbe fare Malik Chau, dopo quasi un mese di stop per una lieve distorsione alla caviglia. E dunque ci sarà la rivoluzione, come ho detto, con un 4-4-2, un Milan proiezione attacco. È un rischio? È una follia? Il campo dirà. Fatto sta che stasera è un crocevia per tante situazioni, tanto Fonseca, tanto i giocatori in campo, Leao soprattutto, speriamo che faccia stasera anche il fotomodello in campo, cioè nel senso che ci faccia vedere qualcosa di bello e non solo la bella statuina. E se andiamo a vedere le statistiche di questo derby, 181esimo derby tra Inter e Milan in Serie A, con 70 vittorie nerazzurre, 56 pareggi, 54 del Milan. L'Inter ha vinto gli ultimi 6 derby tra tutte le competizioni con uno score complessivo di 14 reti a 2. Un record assoluto di vittorie consecutive per i nerazzurri contro i rossoneri. In generale, nessuna squadra milanese ha mai ottenuto 7 successi di fila nella storia del derby da Madonnina in tutte le competizioni. Il Milan anche ne ha avuti 6 di fila per ben 2 volte, tra il 1911 e il 1913 e il 1946-1948. L'andata del derby di Milano si gioca in una delle prime 5 giornate di campionato per la quinta volta nelle ultime 6 stagioni, dal 2019-20, tante volte quante nelle precedenti 46 edizioni di Serie A, disputate da entrambe le squadre. Inoltre il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime 7 stracittadine giocate alla quinta giornata nel massimo campionato, 5 vittorie e 2 pareggi, l'ultima delle quali nel 2022-23, successo dei rossoneri nel settembre del 2022 per 3-2, quando si girò per l'ultima volta Giroud. L'Inter ha vinto ben 9 degli ultimi 14 derby contro il Milan in Serie A, 2 pareggi e 3 sconfitte, nel periodo dal 2017-18 solo contro Udinese ed Hellas Verona 10 contro entrambi, i nerazzurri hanno conquistato più successi e solo contro Genoa 31 e Sampdoria 30 hanno segnato più reti che contro i rossoneri 29 nel massimo campionato. Il Milan ha conquistato al massimo 5 punti nelle prime 4 gare in Serie A per la prima volta dal 2018-19, una vittoria, 2 pareggi, una sconfitta, anche in quel caso è l'ultima volta che non ha superato la soglia dei 5 punti dopo le prime 5 partite stagionali di un singolo campionato, risale al 2013, una vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte in quel caso, con Max Allegri in panchina. Da una parte il Milan è la squadra contro cui l'Inter ha pareggiato più partite in Serie A, ben 56, dall'altra i nerazzurri sono quelli che più volte hanno battuto i rossoneri nel massimo campionato, ben 70 volte. L'Inter è anche la squadra che ha segnato più gol contro il Milan nella competizione, ben 258. L'Inter ha pareggiato 4 delle ultime 6 partite giocate in Serie A, 2 vittorie, tanti pari quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 28 gare del torneo, 23 pareggi, 23 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. Inter e Milan sono 2 delle 3 migliori squadre di Serie A in termini di gol segnate, 9 entrambi al pari del Napoli, possesso palla 64-5 il Bologna, 65 i nerazzurri, 59-2 rossoneri, precisione di passaggi e sequenze l'area bla 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 bla. Il Milan è la squadra che ha mandato a segno il maggior numero di giocatori differenti in questa Serie A, ben 8 su 9 marcatori totali, al secondo posto il Napoli 6 e l'Inter terzo con la Juve, 5 entrambi. Tra gli allenatori che hanno disputato più di 5 derby nella Madonnina tra tutte le competizioni, solo Arpad Waits, 67%, cioè 8 dodicesimi, vanta una percentuale di successi superiore a quella di Inzaghi, che è sul 64% di 7 undicesimi. Inoltre, in caso di vittoria, l'attuale tecnico dell'Inter aggancerebbe Lenio Herrera, lo stesso Arpad Waits al secondo posto degli allenatori con più successi della storia nella stracittadina milanese, con 8 vittorie tra tutte le competizioni, dietro al solo Carlo Ancelotti con 10. E dunque, le probabili formazioni vedranno l'Inter in campo con il solito 3-5-2 con Sommer in porta, la linea di 3 di difesa Pavard, Acerbi, Bastoni, metà campo con
Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Di Marco, che potrebbe anche spingersi sulla linea di davanti, quindi potrebbe diventare addirittura un 3-4-3. Thuram e Lautaro Martinez come punte. A disposizione ci saranno Martinez, Di Gennaro come portieri, Bissek, De Vrij, Palacios, Darmian, Carlos Augusto come difensori, Frattesi, Aslani, Zielinski come centrocampisti, Arnautovic, Correa e Taremi come attaccanti. Il Milan dovrebbe rispondere col 4-4-2 già preannunciato, con Maignan recuperato in porta, Emerson Royal, Gabbia, Tomori e Teo sulla linea dei 4 di difesa, con Teo capitano, Pulisic, Fofana, Reinders e Leao sulla linea dei 4 di centrocampo, con Pulisic e Leao che con libertà di manovra per attaccare sulle fasce, Morata e Abraham come punta. A disposizione i due portieri Torriani e Ravier, Terracciano, Ciao, Pavlovic, Jimenez come difensori, Loftus-Cheek, Musa, Zeroli come centrocampisti, Chukwueze, Jovic, Okafor come i tre da sostituzione davanti. E l'arbitro è Maurizio Mariani, gli assistenti Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, quarto uomo Giovanni Airoldi, VAR e AVAR Aleandro Di Paolo, Daniele Paterna. E per voi che siete in Italia la vedrete su DAZN, noi anche qua in Spagna la vedremo su DAZN, e questa sera ci sarà una sorpresa che poi vedrete nel post partita Inter-Milan. Nel pomeriggio uscirà il nuovo contenuto di Saggezza Popolare, l'altro mio canale, il terzo, per calmare un po' gli animi, quindi mi raccomando seguitemi anche dall'altra parte, e farò uscire uno sketch molto breve per gli abbonati per quanto riguarda i miei personaggi teatrali che già conoscete, tanto dell'Inter che del Milan. Ragazzi, io come vedete sto mantenendo uno stato molto neutrale, perché faccio un po' il contrario, vediamo se questo giro funziona in una maniera diversa rispetto agli ultimi 6 derby, che sempre cercavo di alimentare entusiasmo, positività. Stasera coreografia curva sud, non ci sarà coreografia curva nord Inter per le questioni di cui già vi rammentavo ieri, per il discorso dell'omicidio che c'era stato a Cernusco, che ha coinvolto il capo ultra dell'Inter. E dunque io credo che oggi mantengo il profilo basso, contento per la primavera che porta a casa questo 3-1 con gol di Ibrahimovic, il secondo tra l'altro, non l'ho vista perché avevo altro da fare, e speriamo semplicemente che sia un risultato di buon auspicio, perché tutto l'ambiente Milan, dai tifosi, noi tifosi non meritiamo più umiliazioni. La dirigenza, se non si vince, sapete già cosa gli aspetta, Fonseca sa già cosa gli aspetta, e la squadra tres quartos de lo mismo, sabe lo que le espera, te lo dico in spagnolo, se vuoi capire capisci. Hashtag di oggi: Milan, tutto può succedere. Non dico le solite frasi "io ci credo", "crediamoci". Oggi vado neutro e neutrale. Mi affido a qualcosa di magico e miracoloso, sperando che poi stasera possa dire la parola magica di quando, sapete, sono felice. E chi mi conosce sa qual è. Ci vediamo qui nel post derby. Nel pomeriggio Saggezza Popolare per un nuovo audio di Detti e Proverbi Italiani, con un bel taglio psicopedagogico per il giorno per giorno, e per gli abbonati un piccolo spettacolino da parte dei miei personaggi che già conoscete. Sempre forza Milan, ovunque e comunque. Un bacio alle amiche, un forte abbraccio a tutti gli amici, ricordando che vada come vada, unico amore sei. Forza, vecchio, cuore rossonero. Ciao!